Ok, salve a tutti e benvenuti a una nuova recensione, la prima su YouTube, la mia. Parliamo oggi di Motorola Moto Max 64 giga ballistic nylon, comprato da Puerto Rico. Siamo pochi in Italia che abbiamo questo telefono. Prima ho avuto il Motorola Droid Turbo, ma dopo per la impossibilità di fare root e di sbloccare il bootloader ho deciso di venderlo e prendere il Moto Max. E non mi sono pentito. Parliamo un po' del telefono 5,2 pollici QHD, la risoluzione dello schermo, fotocamera frontale da 2 megapixel, qui la griglia dei altoparlanti, uno per musica e uno per le chiamate, non è stereo. I tasti sullo schermo illuminati, retroilluminati. Qui abbiamo il tasto per volume alto, volume basso, che nasconde anche la nano SIM. Qui il tasto per blocco, sblocco, accensione. Sotto abbiamo la micro USB che fa anche di OTG. Dietro la fotocamera da 21 megapixel con doppio flash LED, logo Motorola, jack per le cuffie da 3,5 e come vedete qui dietro questa bellissima finitura in ballistic nylon, un nylon trattato per resistere più al tempo, per resistere ai graffi, per resistere alla polvere, all'acqua, eccetera, con questa finitura in 3D molto particolare, molto bella. Non si sporca, anche se lo uso con una custodia, però lo uso anche senza qualche volta. Non ho visto niente fino adesso di strano, magari che si rompa o che si graffia o che si fa altre cose. Molto bello il materiale. 3 GB di RAM. Android 444, 64 giga la memoria, 52 all'utente. Android 444 che sarà aggiornabile fra qualche giorno o fra qualche settimana a Lollipop. Aspettiamo con ansia questa release perché ci sono delle cose da migliorare in questo Motorola Droid Turbo. Molto veloce, Google Launcher che si è aggiornato anche lui a Lollipop, anche se il telefono ancora ha 444. Molto veloce, molto bello il display, a luminosità massima io non lo tengo e non lo tenerò mai perché è troppa luce, sotto il sole funziona molto bene, si vede molto bene, si legge molto bene senza problemi. Multitasking uguale che funziona bene anche a multitasking, io ho root e ho installato anche qualche tweak, Gravity Box Exposed, come potete vedere il cerchio della batteria è cambiato e tante altre cose, anche il widget di Motorola Droid Turbo l'ho messo perché è uno che mi piace e che penso che fa un bel effetto sul telefono. Parliamo un po' di qualità telefonica, chiamo 159 Wind, lo ascoltiamo così, alziamo il volume. Allora, con Motorola Droid Turbo all'inizio ho avuto qualche problema di ricezione di chiamata, fuori si sentiva molto male, cioè io quasi non sentivo quella che mi dicevano gli altri dall'altra parte. Invece con Motorola Moto Max, dopo il Droid Turbo si è aggiornato e ha risolto più o meno quel problema lì di audio basso, invece con Moto Max questo problema non esiste, l'audio è molto bello in chiamata, è pulito, anche dall'altra parte mi sentono benissimo come dal telefono fisso. E come potete vedere anche il segnale, se la zona vostra è coperta di un segnale buono non ci avrete problema né col wifi né con la rete. Parliamo un po' del 4G, 4G supportato. Supportato e testato, io l'ho testato ieri con Wind, non ha preso per niente con Wind, invece con TIM, appena ho messo la scheda dentro, subito ha preso il 4G senza problemi. Qualcuno l'ha provato anche con Vodafone e ha detto che funziona. Allora, le uniche problemi che si sono fatti vedere su questo Motorola Moto Max sono con Wind e con 3, con TIM e Vodafone funziona senza problemi e lo potete usare tranquillamente anche in 4G. Parliamo un po' di browser web che lo proviamo through the verso, sono sotto copertura wifi, TIM
più o meno veloce. Come potete vedere, carica istante, non c'è nessun rallentamento altro con 3 GB di RAM e queste caratteristiche sarebbe anche bello di non caricarsi come si deve. Io ho caricato come desktop, però vedo che il Chrome mi carica sempre come mobile. Vediamo se lo richiediamo un'altra volta. Mi carica sempre come mobile, può darsi lui capisce che sono solo dal telefono, non da un computer. Facciamo un po' di scrolling. A questa velocità che faccio io normale, che qualche immagine di diventare bianca fino a che. Carichiamo altra notizia su The Verge. C'è il risalto del testo, che il testo si adatta allo schermo, però come potete vedere non lo posso ingrandire, o magari non so fare io. Mi avvicino un po' alla fotocamera e vedere come si vede bene. E andiamo anche su HD motori, magari riusciamo a farlo. Sì, adesso è diventato desktop. Carichiamo HD motori. Il nostro amico Andrea Galeazzi sarà contento che apriamo il suo sito come riferimento. Vediamo la nostra nuova Alfa Romeo Giulia. Intanto ho cliccato anche qualche foto. Qui lo posso zoomare quanto voglio e vi faccio vedere anche le lettere come si vedono bene e come è bello questo display QHD. Andiamo su a lasciare un commento. Io non sono troppo bravo con questa tastiera di Android. Nessun problema a scrivere, nessun problema a spostarsi nel testo, a cambiare da qui a lì e così via. Ok, parliamo di fotocamera. Io ho messo una fotocamera alternativa, sempre Motorola, però una versione per i developer, che ha più opzioni. Se facciamo uno swipe da sinistra verso destra, abbiamo questa insetta, non lo so cosa sarà, bug, penso, che lo premiamo e abbiamo più opzioni e più settaggi della UI, face detection, detezione della faccia, varie misure delle foto, del video, possiamo scegliere la risoluzione del video con quale registrare, multi shot capture, possiamo mettere quante foto se le fanno in secondo. Qui abbiamo video stabilizzatore per il video, first face detection, panorama e tante tante altre, la esposizione, il focus, il bilanciamento di bianchi e tante tante altre opzioni. Facciamo anche qualche foto a fotocamera che è un po' povera come opzioni, come su tutti i Moto X e Moto G, HDR flash, tocca per la esposizione, per il focus, video in 1080, però come vi ho fatto vedere con le altre opzioni possiamo modificare queste risoluzioni preimpostate. HD 720 1080 4K, qui possiamo cambiare la risoluzione da 15,5 a 16,9 a 21 megapixel con 433 e doppio scatto per attivare la fotocamera. Adesso ve lo faccio vedere anche se è uguale a quella del Moto X, basta fare un doppio movimento con la mano e abbiamo la fotocamera. Fotocamera che con vari aggiornamenti ancora fa fatica a mettersi a fuoco. Ha acceso anche il flash anche se non serviva. Ho fatto qualche foto di test, foto buone, non male direi. Però mi aspettavo un po' di più da una 21 megapixel. I video, li ho fatti anche i video, non sono male neanche i video, però sulla fotocamera Motorola deve lavorare un po' di più e deve magari tirare fuori qualche aggiornamento pesante che risolve un po' di problemi per la fotocamera. Ok, parliamo di qualità audio, mettiamo qualche canzone da Play Music.
prima che mi è capitato. È qualcosa più energizzante. Qualità abbastanza buona, non distorce al massimo, non ho visto particolari problemi con l'audio, anche se ho installato qualche cosa per le cuffie Beats Audio, con Root si può installare questa applicazione per migliorare un po' l'audio anche nella viva voce, anche nel viva voce, anche più che altro con le cuffie. Ho visto qualche miglioramento di poco, non direi adesso che è cambiato radicalmente, però comunque a qualcosa servirà, ha servito, cioè un pochino più l'audio, un pochino più chiaro e più pulito, quella che era anche prima. Di cosa possiamo parlare altro? Delle varie cose di Motorola Voice, che le sapete già, sono proprio uguali se lo trovo. Uguale a Moto X, io non ho impostato ancora nessuna voce, riposo su Moto Assist silenzioso, tiene lo schermo disattivato da un orario che scegliete voi. Al volante, che è molto interessante, legge i messaggi e pronuncia i nomi di chi chiama, quando entrate nella macchina si collega automaticamente da solo, si collega alla Bluetooth e comincia a riprodurre la musica, eccetera. Casa. Comunicazione vocale, legge gli SMS, MMS, pronuncia il nome di chi chiama anche quando siete a casa. Riunione silenziosa e risposta automatica perché non potete parlare, eccetera. Moto Actions disattiva la suoneria con un cenno. Adesso lo proviamo per farvelo vedere. Qualcuno vi chiama, voi avete il telefono, magari siete in un momento che non volete rispondere. Basta che passiamo la mano sopra i sensori. Adesso lo appoggerò, perché non ha funzionato. Ok, come potete vedere, fantastico, ha funzionato. Non so se si vede sulla fotocamera, ma il telefono ha tre sensori. Ha tre sensori. Adesso muovo un po' la mano per vedere se riesco a farli vedere sulla camera. C'è un sensore qui, un sensore qui, un sensore qui in alto, sensore di un movimento che reagiscono ai vari movimenti della mano, eccetera. Ruota per attivare scatto rapido, ve l'ho fatto vedere. Attiva moto display. Come ho detto, i vari sensori fanno attivare lo schermo. Abbiamo lo schermo spento e basta che ci avviciniamo con la mano, si accende l'orologio e possiamo vedere la durata della batteria e la data e anche l'ora. Se abbiamo qualche notifica, magari nel frattempo arriva qualche notifica per farvi vedere anche il funzionamento dell'Active Display. Secondo me una delle migliori features che ha potuto implementare Motorola, non solo, parlo anche di altri produttori, è una delle migliori features che ho visto su un telefono in questi anni. Fino adesso qualcosa di rivoluzionario. Qui Moto Voice possiamo configurarla e scegliere i vari comandi: ok Google Now, ok Moto X, ok Moto Max, che ore sono, novità, portami lì, ascolta musica, apri YouTube, eccetera eccetera. Moto Display ti fa vedere le notifiche come vi ho spiegato prima.
Ok, abbiamo parlato un po' di tutto, parliamo un pochino del telefono. Ah, non abbiamo provato nessun gioco ancora. Proviamo qualche gioco. Proviamo Reptile, Reptile, come si chiamerà. Vediamo un po' come si muove con 3 GB di RAM e con la configurazione. Va bene, se qualcuno mi dice come si gioca. Ah, questo è un tutorial per imparare un pochino come giocare. Ok, facciamo il primo livello, che era solo un tutorial per farvi vedere un pochino come funziona il gioco. Vediamo come si muove. Non scalda particolarmente, con i giochi pesanti, ho visto che non scalda tanto. Scalda un po' quando giochiamo e abbiamo il telefono in carica, ma penso che quello è normale. Cosa possiamo provare altro? Un altro gioco per farvi idea un pochino del processore e della scheda video, come gira i giochi pesanti e non solo. Proviamo un po' Mortal Kombat 5. Intanto è la prima volta che l'ho acceso e sta caricando tutte le cose. Non vorrei scaricare adesso. Va bene, deve scaricare qualche dati. Speriamo che fa subito. Ancora un po' e si comincia a giocare. Dovevo già preparare i giochi, però non ho fatto in tempo. Facciamo lo skip anche di questo. Come potete vedere si muove senza nessun problema. Intanto sto crepando adesso. È un po' difficile giocare questi giochi su un telefono, meglio una console o PC. Come potete vedere non c'è nessun problema a caricare il gioco, eccetera, sempre che giocate su una console, eccetera. E come ho detto non si scalda o crasha, eccetera. Ok, abbiamo fatto anche una prova del gioco. Penso che la mia recensione finisce qui. Parliamo un po' alla fine della recensione, un po' dei pro e un po' dei contro di questo telefono. Un po' dei contro sono il prezzo, che se lo trovate su eBay passa 800 euro, 900 euro, e poi con la spedizione dogana arriverete intorno a 1000 euro. Ma ci sono anche altri
altre vie per comprare questo telefono, magari trovandolo anche su Apple, un sito americano che è tipo subito.it, che li trovate a 600-700 dollari. Dopo dovete essere residenti in America o magari fatevelo mandare a un servizio che si occupa di forwarding, cioè di prendere i vostri pacchi e di mandarli dopo in Italia con Corriere Espresso, eccetera. Arriverete intorno sempre sui 700 euro, compreso tutto. Altro contro, cioè più che altro di contro, questi sono miglioramenti che vorrei vedere: consumo eccessivo in standby, sempre alla ricerca del segnale, consuma un po' la batteria. Come potete vedere, il cellulare in standby, lui cerca sempre il segnale. Questo l'ho visto su questo telefono, e sui altri invece ho visto che in standby è intorno ai 3%, 2%, 4%. Fotocamera, che gli serve un aggiornamento pesante, magari con più opzioni e anche con un po' di processing dell'immagine. Per il resto, cosa dire, ottimo materiale, batteria molto buona. Anche sulla batteria è un po' da guardare, da fare qualche, con l'Olipop vedremo come migliora questa batteria, perché da 3900 mAh ti aspetti un po' di più che 5-6 ore di display, anche se è un display QHD. Però, visto che qualcuno con Note 4 che ha lo stesso display QHD, solo che non è AMOLED, mi sembra che IPS o Super AMOLED, adesso non mi ricordo. Comunque, visto qualche durata della batteria superiore, intorno a 6-7 ore, anche 8 ore, qualcuno è arrivato col Note 4, e la batteria è inferiore del Moto Max, cioè vuol dire che si deve ancora lavorare sopra il software. Il telefono è appena uscito, dopo ci vorrà un pochino di più a migliorare un po' le cose. E, cosa dire, resistente anche all'acqua, anche alla polvere. Resistente all'acqua nel senso che se vi prende una pioggia sulla strada e vi si bagna il telefono non succederà niente, non vuol dire che lo mettete nell'acqua e fare il swab test. Ottimi materiali, ottime finiture. Io un pochino grossino come telefono, non vi ho detto le misure del telefono perché non le so neanche io, però comunque nella parte più grossa penso che arriverà intorno ai 10 mm. È un pochino grossino. Io ho preso anche una custodia, vi faccio vedere, della Cruiser Light, li trovate su Amazon Italia. Protegge molto bene, si entra molto bene anche. Si incastra perfettamente, protegge molto bene, come ho detto prima, è anche bella, ingrandisce poi il telefono, come potete vedere lo fa un pochino grossino, ma alla fine, invece di rompersi il telefono, magari qualche caduto, qualche imprevisto, così anche se cade non succederà niente, né più che altro perché il display nel caso se vi cade il display, come potete vedere, c'ha questi bordi arrotondati che se cade, ciao, il display si spacca subito. Invece se cade da dietro, magari con questo ballistic nylon non succede niente. Si trovano anche le cover di ricambio, questi in ballistic nylon, si trovano in Cina anche blu, anche neri, anche con la scritta Android si può cambiare, c'è qualche video tutorial su YouTube come cambiare la cover o come smontare il Motorola Moto Max, ma per adesso lo lasciamo così come sta. E cosa dire altro? Se avete qualche altra domanda, qualche cosa che vi interessa su questo terminale, lasciate un commento sul mio canale YouTube o anche su Google Plus o anche sui vari forum, HDblog o telefonino.net. Wi-Fi ABGN GPS che funziona molto bene, l'ho provato, testato con Google Maps e funziona senza problemi, non perde mai segnale, prende a istante. 4G, come detto, funzionante con TIM e Vodafone e Wind 3, da provare più in futuro, magari dopo l'Olipop, per vedere se Motorola a detta sua dovrebbe sbloccare qualche rete LTE, però non so quanto sarà vero questo. L'audio, come avete visto, funziona molto bene. Schermo uguale, applicazioni preinstallate poco e niente, lingua italiana senza problemi, lo potete installare, cioè avete tutte le opzioni, lingua italiana come lingua nelle impostazioni, bello, potente. Aspettiamo l'Olipop e dopo farò una nuova recensione con l'Olipop sopra,
questo telefono. Per adesso è tutto, vi ringrazio per che avete guardato la mia video recensione del Motorola Moto Max. Se avete qualche domanda, fatelo nei commenti o, come ho detto, su Google Plus o HDBlog, telefonia.net, eccetera. Ciao a tutti e grazie.